Beh, il frutto di un grande lavoro, un centrodestra che vince alla grande, vince in Abruzzo e abbiamo, ecco, le conferme seggio per seggio. Stiamo aspettando perché siamo abituati ad analizzare i dati seggio per seggio, laddove ci siamo applicati, laddove siamo andati a vedere, là in quelle situazioni dove siamo andati a vedere dei riscontri oggettivi di un lavoro fatto in passato e nel recente passato, e dove siamo andati a raccogliere dei frutti in tutta la regione, ma andando a verificare laddove siamo più o meno carenti. Il dato è di un centrodestra fortissimo e di un Fratelli d'Italia che è un po' il partito trainante della coalizione, grande responsabilità sulle spalle degli uomini e sulle donne scelte da Fratelli d'Italia per guidare la coalizione, come nel mio caso. È comunque un tipo di atteggiamento che dovremmo avere di maturità, di forza, anche in vista di quelle che dovranno essere le sfide importanti che ci attendono tanto alla Camera quanto al Senato, perché solo con maggioranze qualificate e forti si potranno vincere e affrontare sfide difficili. Questo è quello a cui siamo pronti, è soltanto l'inizio di una grande responsabilità, non è un festeggiamento, ma l'inizio di una grande forma di responsabilità che dobbiamo sentire sulla nostra pelle e sulle nostre spalle. Dal Consiglio regionale al Senato, un legame però con il territorio, l'Abruzzo del resto è rappresentato da lei, ci sarà immagino un grande impegno, lo dicevamo anche con gli altri ospiti, la candidatura poi qui di Giorgia Meloni, insomma c'è speranza che questo territorio entri appieno nei grandi temi, nell'agenda? Sì, Giorgia Meloni, eletta sul collegio L'Aquila Teramo uninominale, è una garanzia per quanto riguarda certamente le tematiche riguardanti L'Aquila e Teramo, perché è il suo collegio, ma io parlo per tutto l'Abruzzo, è un segno importante dato dalla leader del centrodestra, dalla Presidente del Consiglio in pectore. Per quanto riguarda proprio l'attenzione nei confronti della regione Abruzzo. E diciamo quello che ha chiesto Giorgia, quello che ha chiesto il centrodestra, quello che ha chiesto Marsilio ai candidati, in particolar modo a quelli di Fratelli d'Italia, di essere un po' gli ufficiali di collegamento tra la regione Abruzzo e Roma. Noi ci candidiamo per dare forza a questa regione, per metterla al centro delle tematiche dell'agenda nazionale. È un tipo di obiettivo che possiamo cogliere con lavoro, con abnegazione, ma anche con serenità, dato che la pattuglia è una pattuglia qualificata, Fratelli d'Italia è una pattuglia molto grande a livello nazionale. Dobbiamo essere bravi in termini anche di coalizione a far pesare con forza il fatto di essere molto molto omogenei a prescindere dalle piccole baruffe e battibecchi che ci sono sotto elezioni e guai se non fosse così perché avremmo soltanto dei cloni in caso contrario, ma io mi sento in grado di intanto ringraziare tutti i partiti della coalizione. Perché il dato che oggi porta il numero accanto al mio nome è il frutto di un lavoro del militante, del consigliere comunale, del consigliere del piccolo comune, dell'amministratore che tutti i giorni si sacrifica, tanto di Forza Italia quanto della Lega, quanto di Neomoderati, quanto di Fratelli d'Italia ovviamente. Ecco perché il ringraziamento va a tutti i partiti della coalizione, a prescindere da quale sia il risultato finale, perché dal giorno dopo, da domani, da dopodomani, saremo e dovremo essere una grande famiglia che lavorerà per l'Italia e per l'Abruzzo.